quindi ho fatto un passo indietro per un amico e per un amministratore capace e competente che ho avuto modo di apprezzare in questi anni gomito a gomito in consiglio regionale. E poi anche la dimensione quella del papà separato, come tanti ce ne sono nelle nostre città, e che evidentemente con un bambino piccolo vuole dedicare più tempo possibile, il massimo tempo possibile anche a lui. È chiaro che in questo modo non posso essere al 100% anche a Venezia, e quindi non potevo mettere mio figlio dietro a niente e al secondo posto di nessuna classifica. Dire che ci sono due famiglie cui lei continuerà a prestare le sue energie, entrambe gli stanno molto a cuore. Due famiglie che sono quelle politiche di Verona domani e naturalmente di Fratelli d'Italia. Verona domani è il mondo civico che siamo riusciti a mettere insieme e a transitare, a portarlo dentro questo nuovo grande progetto di Giorgia Meloni, all'interno appunto di un partito che è Fratelli d'Italia e che ha abbracciato quel mondo civico di centrodestra che diversamente rischiava di rimanere escluso. Una sfida importante, una sfida che ha bisogno anche di territorialità e di gente appunto sul territorio che ci lavorano, e io naturalmente sarò al servizio di questo progetto come del partito. Però oggi si è parlato di famiglia, non solo quella di Fratelli d'Italia ma anche dell'esperienza personale di Andrea Bassi, che mi pare di capire non si può sedere in panchina, cioè un partito che comunque ha bisogno di lui. Sì, Andrea Bassi è una risorsa per il nostro territorio. Dopo due mandati ha ritenuto di non ricandidarsi e di dare un sostegno al sottoscritto. Con Andrea Bassi c'è un rapporto di fraterna amicizia, di condivisione di valori, di gruppi molto omogenei che hanno voglia di crescere insieme e di lavorare insieme. Quindi si è fatta una sintesi sulla mia candidatura. Dopo il fatto che Andrea voglia stare un po' più vicino dopo 10 anni di impegno molto importante a Venezia al suo bambino di 4 anni e quindi avere qualche ora in più durante la settimana, è un qualcosa di bello e che rende la politica più vera, più concreta e più legata alle persone. La forza dei veronesi è straordinaria, sappiamo sempre rialzarci, sappiamo sempre dopo la tempesta, nel vero senso della parola, ritrovare il sole morale dentro di noi e la grinta di rialzarci. La Regione Veneto ha decretato lo stato di crisi, di calamità, abbiamo anche ampliato i termini dei bandi e dei termini per presentare le richieste di indennizzo. Quindi insomma non abbandoneremo la nostra famiglia, che poi sono i veneti. E nel viaggio ideale in treno Verona-Venezia, quali sono gli appunti di Stefano Casali, quali sono le parole chiave anche che riassumono un po' il suo impegno? Più Verona per il Veneto. Verona oggi deve essere al centro del Veneto, pur essendo diciamo l'estremo occidente della nostra regione. Noi consiglieri facciamo sì che la regione possa essere concretamente su i bisogni dei cittadini veronesi presente e familiare.